Io comincio con un ringraziamento che non è una, come dire, una banalità, non è neppure un esempio di biaggeria. Io voglio veramente ringraziare Andrea Gambileri per aver accettato di presentare questo libro che abbiamo scritto a quattro mani io e il Massimo Ciancimino, a cui abbiamo chiesto questo che per me forse è uno sforzo, visto che l'argomento, diciamo, non è esattamente nelle corde di quello che ha prodotto Andrea Gambileri fino a questo momento, nel senso che è una storia che lui conoscerà senz'altro perché è un profondo conoscitore della vita siciliana, della politica siciliana, ma diciamo, il modo con cui è stato affrontato questo racconto, che noi abbiamo volutamente dare il taglio di più di un racconto che di un'inchiesta giornalistica. Perché questo? Perché nel passato tutto quello che è stato poi oggetto di questo libro, diciamo che io, che sono più anziano di Massimo, l'avevo vissuto in prima persona facendo il mestiere di cronista a Palermo, quindi la gran parte di queste cose le avevo già vissute. Quando Massimo ha cominciato il suo racconto con me, per me è stato come rivedere un film che avevo visto, e non senza una punta di soddisfazione, perché quando negli anni 70 e negli anni 80 le abbiamo scritte queste cose sostanzialmente solo sul giornale L'Ora di Palermo, perché non era possibile scriverle in nessun altro foglio, ricordo che siamo stati presi per visionari, alcune volte ci hanno accusato di essere denigratori della Sicilia, che è un tema che anche oggi torna alla ribalta. Quindi per me è stato un senso di consolazione anche apprendere che tutto quello che poi è finito negli atti della Commissione Antimafia, perché basterebbe sfogliare gli allegati della Commissione Antimafia per rendersi conto come questo pezzo di storia nera dell'Italia fosse già conosciuta per grandi linee. Il merito di Massimo è di avere dato i particolari di questa storia, ma soprattutto, a mio parere, il pregio di questo racconto è che per la prima volta viene rivelata viene raccontato un sistema di potere non più dalla parte del mafioso militare, dell'ala militare di Cosa Nostra, ma dalla parte di un testimone che ha avuto la possibilità di viverlo sul fronte della cosiddetta società civile, della politica e della società palermitana, che per tanto tempo ha negato l'esistenza della mafia, fino a quando non ha potuto più farne a meno, dico io, cosa che è avvenuta abbastanza tardi, perché se noi consideriamo che prima del 92 stavolta la mafia era praticamente inesistente, e che il reato di mafia è stato introdotto nel codice penale solo nel 1982, dopo l'uccisione di Pio La Torre e di Carlo Alberto Dalla Chiesa, insomma, questi ritardi culturali la dicono lunga su quello che era l'approccio della buona società palermitana nei confronti di questo fenomeno. Io qui mi fermo perché entrerei in conflitto di interesse avendo scritto il libro, e cedo il microfono volentieri ad Andrea, poi parlerà Massimo, soprattutto sarà felice di rispondere alle vostre domande, se ce ne saranno, senza avvocato. È finito alle 4. Grazie. Dunque, io quello che ho da dire su questo libro l'ho messo per iscritto, non perché verba volant, scripta manent, ma semplicemente perché credo che il libro meriti una trattazione seria e logicamente concatenata. Invece di parlare a braccia, come dice un noto uomo politico italiano, certe volte comporta che poi uno perde l'argomento che sta trattando, eccetera, eccetera.
Don Vito è un libro prezioso che raccoglie le testimonianze di prima mano di Massimo Ciancipino su suo padre Vito, che fu uomo politico della DC siciliana, sindaco di Palermo, che ebbe rapporti con la mafia corleonese, che venne arrestato, processato e condannato. Ci sono anche le testimonianze del fratello Giovanni, che però risulta aver avuto minore dimestichezza col padre di quanta ne ebbe Massimo, che era praticamente la vittima designata di suo padre, cioè in qualsiasi evenienza o occorrenza, no? Praticamente mi è venuto da sorridere leggendo, perché questo era in Sicilia il compito designato alle figlie, a una delle figlie femmine che non si sposava proprio per dedicarsi completamente al padre. Invece c'è stato questo transfer sul povero Massimo. Va bene. A raccogliere queste testimonianze, a guidarle, a concatenarle, è Ciccio Lalicata, che lavora su queste testimonianze come una specie di, mi ha fatto l'impressione di un regista, no? Che sta attento benissimo quando deve svelare il colpo di scena oppure sistemare un crescendo sotto sipario, bravissimo. D'altra parte, diciamo che lo sappiamo tutti che Lalicata è il più profondo conoscitore della mafia. Ora, non solo fa il regista, ma ci fornisce come una sorta di filo d'Arianna, che senza il quale, francamente, rischieremmo di perderci dentro il labirinto dei rapporti tra mafia e politica, tra mafia e banca, insomma, i rapporti tortuosi che si sanno. A me mi è venuto proprio di scrivere queste righe dicendomi: io questo libro non lo presento, perché è un libro che suscita una tale quantità di domande e una tale quantità di considerazioni che tanto vale che le faccia, approfittando che gli autori sono seduti uno alla mia sinistra e uno alla mia destra. Molte di queste pagine, alcune di queste pagine, raccontano fatti e situazioni che in qualche modo erano a conoscenza del lettore. Però, come ha detto Lalicata, c'è una ricchezza di informazioni, di dettagli, di particolari che rendono quasi inedite le notizie che tu già conoscevi in qualche modo. Voglio fare un solo esempio. Si è scritto in tanti modi degli stretti legami che c'erano tra Don Vito e Bernardo Provenzano, ma se non vado errato, io mi ero fatto l'idea che questi contatti avvenissero tramite Pizzini. Invece no, questi contatti avvenivano faccia a faccia, di persona, e credo non solo a Palermo. Anche a Roma, finché era gli altri domicili. Anche a Roma. Allora, naturalmente ti sorge una qualche domanda. Questo 40 anni di latitanza. Che piglia l'aereo o il treno? Perché io lo prenderei l'aereo, dato che ho paura dell'aereo, ma magari Don Bernardo invece non macchina. Aveva paura della... In macchina, comodissimo. E giusto, arrivava qui in Piazza di Spagna, no? Colloquiava e se ne tornava.
e ci hanno spacciato come evento straordinario quella volta che andò a far assicurare la prostata, non so dove. Allora, a Marsiglia, allora ti nasce il dubbio. 2001, che... Insomma, uno che è così ricercato ha la sicurezza, se si muove così, di non essere poi tanto ricercato. Scusate, cioè un minimo, a meno che non sia un imbecille, cosa che Bernardo Provenzano ha trovato che non era, perché si esponeva così? Non ti sorge la domanda che forse le ipotesi erano due, o i suoi spostamenti erano in qualche modo consentiti, oppure c'era un tale lassismo che quest'uomo poteva muoversi liberamente per tutta l'Italia, non mi sembra. E questo è uno di quegli arricchimenti di cui dico e tu rimani esterrefatto, no? Altra cosa che ha fatto la Ligata, pare da quello che risulta dal libro, che l'archivio giangiminiano fosse terminato. E quindi praticamente il merito è quello di avere fatto una scelta rigorosa, perché altrimenti credo che saremmo rimasti sommersi da un volume di 1700 pagine come minimo. È chiaro, perché io rimango con, come posso dire, con il dispiacere di un libro non pubblicato, quello che suo padre aveva iniziato, intitolato Le Mafie, mi pare, è quello che poi voleva scrivere. La mia verità. La mia verità in un secondo momento, che era la sua verità naturalmente, ma sarebbe stato assai importante conoscere. Quindi ci sono delle cose che non conosciamo. Allora, siccome ho una mente camorriosa, mi sono chiesto, per esempio, nel libro non si parla dei rapporti di giovanili, c'era una certa differenza di età tra Don Vito Giangimino e Bernardo Provenzano. Don Vito era più anziano, sì, sì. di dieci anni più anziano, erano tutte e due di Corleone e addirittura Don Vito ebbe a dare delle ripetizioni a Bernardo Provenzano, no? Che doveva essere Ciccareggia, ecco. E diceva ridendo che era l'unico che si era permesso di prendere a scappellotti Bernardo Provenzano e chiamarlo cornutazzo, cosa che negli anni a venire sarebbe stato un po' periglioso ripetere, presumo. Ecco. E, però basta questo a creare un così forte legame. Allora, leggo sempre nel libro che il primo padrino, ma in senso politico, di Giangimino è stato Bernardo Mattarella e a mio appizzolo ricchi immediatamente, perché se c'è uno che morì in odore di mafia come altri muoiono in odore di santità è stato Bernardo Provenzano. Adopero apposta la parola Mattarella, adopero apposta la parola odore per rispetto dei figli Pierluigi e Sante, per il fatto molto semplice che quando Danilo Dolci lo tirò in giudizio, Mattarella venne assolto dai tribunali dell'epoca. Molti sono stati assolti. Molti sono stati assolti, poi vennero le cattive toghe rosse e le cose cambiarono. Ecco, e questa è una domanda che non ha risposta. Ora, prima di entrare in merito, vi devo confessare che io il libro l'ho letto, l'ho chiuso e ce l'ho sul tavolo. Aspetto di riaprirlo, perché considero quest'opera come un work in progress, cioè a dire pronto a rileggermela da capo appena sapremo qualcosa di più sul signor Franco o signor Carlo, perché è chiaro che la chiave è lì.
se si scopre il nome di chi e per chi la sua presenza era onnipresente, perdonatemi il bisticcio, uno ha un'altra idea, si fa un'altra idea e il libro ha bisogno di un'altra rilettura. Quindi quello che diciamo qua è provvisorio, in attesa di ulteriori riscontri. Speriamo che ci sia un seguito. Come gran parte delle cose di mafia. Me lo auguro, me lo auguro. Dunque, naturalmente qual è il clou del libro? Il clou del libro è la famosa trattativa, no? Quella di cui si parla tanto, che ha origine, se ricordo bene, nel 92, vedete, non ce la faccio a leggere, mi annoia mortalmente leggere quello che scrivo, e inizia poco dopo la prima strage, no? Quella di Capaci, ed è seguita poco dopo dalla seconda strage, quella di via D'Amelio, a cavallo delle due stragi, quindi in un momento di una precisione millimetrica per aprire una possibile trattativa tra Stato e mafia. Ora, io ho un dubbio lessicale, cioè dire, non credo che si possa chiamare trattativa. Credo che si possa chiamare approccio, contatto, non trattativa. Cercherò di spiegarmi perché. Per fare una trattativa ci si siede attorno al tavolo. Ora, da una parte di questo tavolo ci sono due ministri plenipotenziari, cioè a dire Don Vito Ciancimino e Bernardo Provenzano. Dietro la tenda, scostando, vedete il signor Franco, però facciamo finta che non c'è perché è dietro la tenda, d'accordo? Davanti a loro c'è dunque chi rappresentano, prima di tutto se stessi, e sono in grado di rappresentare loro stessi, no? Hanno le carte in regola, le credenziali sono perfette. Dall'altra parte c'è un colonnello dei carabinieri senza credenziali, perché se ha degli appoggi politici alle spalle, come pare che abbia avuto, i politici che l'appoggiano di necessità devono mantenersi anonimi. Quindi in realtà il colonnello non può dire di parlare in nome dello Stato, perché non ne ha le credenziali. E allora voi credete che due signori che hanno un minimo di esperienza della vita, che si chiamano Ciancimino e Provenzano, accettino di aprire una trattativa con un individuo che non rappresenta altro che se stesso e non rappresenta neppure l'arma dei carabinieri? Neanche la procura di Palermo. E neanche, meno che mai, la procura di Palermo. C'è qualche cosa che non funziona. Allora mi sono chiesto qual è lo scopo di Ciancimino e Provenzano. Certo, Ciancimino ha un interesse pratico ed è quello della benevolenza dell'arma, in qualche modo, per uscire un po' fuori dai suoi guai giudiziari, in qualche modo. Il colonnello ce l'ha l'interesse, se
se non altro conoscere le intenzioni della parte avversa. Può fare carriera. Può fare carriera. L'ha fatto. Ma Bernardo Provenzano che interesse ha? Io sono convinto che Bernardo Provenzano sta giocando una carta estremamente abile, quella di far uscire allo scoperto Totò Riina. Cioè a dire, portare Riina al famoso Papello. Il Papello che Riina scrive è assolutamente delirante e impresentabile anche dopo le correzioni che vi apporta Vito Giangiusto. Sollecitato. Siamo d'accordo? Bene, quella carta sancisce l'impossibilità di mantenere libero Riina perché la sua presenza impedisce ogni ragionevole inizio di trattativa. Credo che sia questo lo scopo di Bernardo Provenzano. C'è una cosa che vorrei ricordare. In un libro del magistrato Prestipino è ricordato un episodio perlomeno singolare. Scusatemi, perché siccome si tratta di nomi, vado a vedere dove l'ho scritto. Dunque, Bernardo Provenzano, prima delle stragi, prima, viene messo al corrente delle intenzioni stragistiche di Riina. In qualche modo se ne spaventa. Sì. Se ne spaventa. E allora, cosa inaudita, fa un sondaggio. Cioè dire, incarica, dice Prestipino, Vito Giangemino, di vedere come sarebbero accolte queste eventuali stragi presso la politica. Incarica Pino Lipari di vedere come sarebbero accolte le stragi presso gli industriali e un altro che non ricordo presso i massoni. Sono dichiarazioni del pentito Giuffrè in aula. Giuffrè dice di non conoscere il risultato di questo sondaggio, ma afferma di essere più che certo che gruppi industriali del nord si mostrarono favorevoli all'eliminazione di Falcone e Borsellino perché, essendo magistrati particolarmente appuntati, mirati, al rapporto mafia-appalti danneggiavano gravemente gli interessi di questi industriali. Va da sé che sarebbe perlomeno delizioso conoscere i nomi di questi industriali del nord. Credo che ci deverebbero qualche curiosità. Ecco, non solo, ma credo che platealmente Provenzano si dissocia facendo tornare moglie e figli poco prima delle stragi e via di questo passo. Quindi Provenzano ha questa idea. Ora, secondo me, e mi avvio alla conclusione, secondo me la vera strage, la vera trattativa comincia con l'eliminazione di due personaggi. Il primo è Vito Giangemino, ormai considerato da rottamare, e l'altro è Totò Riina. Guardate che Giangemino viene rimandato in galera nel dicembre. Quello che diceva mio padre, la vera trattativa è dopo l'eliminazione sua e di Riina. Riina nel gennaio dell'anno seguente viene catturata. Dopo un mese. Dopo un mese, quindi in due mesi sono eliminati, diciamo così, gli ostacoli. E inizia la vera trattativa.
solo che il testimone principe che siede alla mia destra da quel momento è fuori, è out, perché si deve dedicare a suo padre che è in carcere. E suo padre stesso è tagliato fuori dalla trattativa, gli arriveranno degli echi attraverso Bernardo Provenzano, ma sono echi ormai rarefatti, cioè non c'è più la presenza di Vito Ciancimino al tavolo delle trattative. È lì che secondo me comincia la vera trattativa, dove da una parte c'è l'imbarcescibile Bernardo Provenzano, dietro la tenda c'è sempre il nostro amico signor Franco, anche lui una presenza, e dall'altra parte ci sono volti nuovi della politica. Sembrerebbe un regresso. Una cosa è trattare con lo Stato, una cosa è trattare con i politici, e non è vero. Invece è un enorme salto di qualità, perché se è vero che Mori non rappresentava nulla, i politici che ora sono al tavolo delle trattative rappresentano molto, rappresentano tanto. Attraverso di loro si possono avere delle garanzie che alcune richieste possano essere accolte, perché le prime richieste, ammesso che potevano essere accolte da Rina, come venivano messe in atto? Vi ricordate come i governi si succedevano uno presso l'altro? Chi poteva garantire la continuità di quelle richieste? Bisognava fare delle leggi eccezionali che avrebbero suscitato un casino e quindi erano di per sé realizzabili. Mentre con i politici una legge opportunamente camuffata può essere una legge parlamentare e arrivare quasi subito con maggiore. Allora, le ultime tracce che si hanno della trattativa è il momento nel quale Vito Ciancimino, che tanto insiste perché sopravvenga un'amnistia o qualcosa di simile, perché vuole morire da uomo libero, riceve un pizzino da Bernardo Provenzano che io testualmente vi leggo almeno nella prima parte, depurata per amor del cielo dagli errori, perché voi sapete che Bernardo Provenzano scriveva a macchina per poter dire che gli errori erano della macchina da scrivere e non erano suoi. Non solo, ma poi quando gli altri scrivevano a lui c'è un bellissimo momento in cui dice, un padre dice al figlio che sta scrivendo a Bernardo, mettici uno sgrammaticatizzo, cioè per mettersi all'altezza dello stile provenzaniano, no? Allora, le righe del pizzino sono queste. Carissimo ingegnere, ho letto quello che mi ha dato M, ma a scanso d'equivoci ho riferito che ne parlerò quando ci sarà possibile vederci. Mi è stato detto dal nostro Sen e dal nuovo Press che spingeranno la nuova soluzione per la sua sofferenza. Appena ho notizie ve lo farò avere. Questo è nell'estate del 2001. Piccola decrittazione fornita dai due autori. L'ingegnere è Vito Ciancimino, perché così lo chiamava sempre Provenzano. Elme è Massimo Ciancimino. Tra l'altro non c'era niente da leggere, perché in realtà Massimo Ciancimino gli consegna dei soldi, infatti dice ho letto quanto mi ha dato, che è bellissima espressione.
Il Sen sarebbe, come testimoniato da Massimo Giangimino, il senatore Marcello Dell'Utri. La soluzione per la sua sofferenza sarebbe la promulgazione dell'amnistia o di qualcosa di simile. E gli autori si fermano qui. Non decrittano chi sarebbe il nuovo press, che Provenzano rispettosamente, come del resto fa con il Sen, scrive con le lettere maiuscole. Quel press nuovo che con il Sen si sta adoperando a favore di Giangimino. E se non l'hanno fatto gli autori quel nome, perché lo devo fare io? L'intervento di Andrea mi conferma una mia vecchia idea, una mia vecchia ambizione. Ti ricordi che diversi anni fa io ti ho detto: tu devi scrivere un libro sulla trattativa, tu lo devi scrivere, perché quello che hai detto e quello che hai decifrato è perfettamente, come dire, nell'ambito di quello che è avvenuto. Massimo Giangimino. Buonasera, grazie a tutti, vorrei ringraziare il maestro che mi ha onorato in questa presentazione. Non finirò mai di ringraziare Ciccio Alicata, che si è preso un bell'impegno a scrivere questo libro con il sottoscritto. Voglio soltanto dire poco, che credo che già mi avete letto, credo che siano più le domande che volete farmi che non quello che ho da dirvi. Aggiungere che il pensiero del maestro Camilleri coincideva perfettamente con quello che era quello di mio padre, cioè la trattativa, mio padre dice che inizia esattamente 19 giorni dopo l'arresto di Rina. I 19 giorni, sappiamo tutti a cosa si riferiva mio padre, quei 19 giorni che danno il tempo ai familiari di Rina di svuotare il covo e levare tutta la documentazione. Sicuramente se si riusciva a entrare in possesso di quella documentazione preziosa, ma neanche forse c'erano le basi più per una trattativa. Per cui, come diceva mio padre, la vera trattativa inizia 19 giorni dopo l'arresto di Rina. Cerco di anticipare qualche domanda, ovviamente la domanda che più mi fanno le persone: perché ho deciso proprio adesso di scrivere, di rispondere ai magistrati? Come sempre cerco voi rigirate la domanda ad altri: perché sono stato chiamato soltanto nel 2008? Sono stato chiamato nel 2008 grazie anche a quella che è stata una mia intervista fatta a Panorama, e anche grazie all'intervento, forse non l'ho mai detto, anche se è scritto, dell'amico giornalista Ricata, che quando per la prima volta mando mia moglie a Roma nel periodo degli arresti domiciliari, perché ho contezza che tutta questa situazione appariva strana, tutte queste anomalie, tutte queste mancanze, questa pressione continua dei servizi, mi fanno percepire, anche l'indagine mia stessa mi fa percepire come un solo figlio è indagato per riciclaggio dei soldi del padre su 5 figli, 5 indagati, uno poi solo rinviato a giudizio, gli altri tutti archiviati con la motivazione che non sapevano l'attività svolta dal padre verso un solo figlio, e la dedica l'attenzione non solo alla magistratura ma da più parti, da Messina Denaro, da Carabinieri, dal signor Franco Carlo e da altri soggetti. Mando mia moglie a Roma e giustamente l'amico Ciccio mi dice che questo non è il momento per poter mostrare questa mia documentazione. Dice: c'è un tempo per i processi e un tempo per poter scrivere libri o fare interviste. Ti dico amaramente, dice, di a tuo marito, dice a Massimo, salutalo, ma in questo momento lui deve rispondere al processo e farsi il suo processo. Appena finirà, quantomeno, il giudizio di primo grado, sarà sancita una presunta colpa, una presunta innocenza, solo allora possiamo prendere in esame. E così faccio. Subito, al momento in cui vengo scarcerato, chiedo un appuntamento con Ciccio, ci vediamo una prima volta a Palermo e poi vado a Roma. Gli racconto, gli descrivo qualche documento e lì l'altro invito di Alicata. Mi sembra che questa
questi due racconti configurano anche tantissimi tantissime notizie di reato. Credo che sia tuo dovere quantomeno prima raccontare questo ai magistrati e poi alla, possiamo prendere in esame. Addirittura gli chiedo a lui stesso se può prendermi un appuntamento con i magistrati, lui mi dice ma io non faccio, non posso prenderti un appuntamento con i magistrati, perché dico Ciccio, ma se non mi chiamano come faccio ad andare dai magistrati? Lui è, devo dire che in quello è stato molto, mi dice guarda, hai fatto quell'intervista, stai sicuro? Sicuramente, come sempre, i giornalisti non dicono mai né le fonti né tutto quello che sanno. Dice, stai sicuro che ti, prima o poi ti chiameranno? Ovviamente, come per magia, dopo 9 giorni sono stato chiamato dai magistrati. Sempre i giornalisti sanno sempre prima quello che succede. Per dire come è iniziata questa avventura e perché questo percorso, mi sembra che, anche se apparentemente dall'esterno può sembrare anomalo, tanta gente parla di progressione, di apertura, di rateizzazione della documentazione, vedete, per fortuna, e anche per fortuna non sono un pentito, non ho un casellario giudiziario, un cartellino a carcere dove c'è scritto fine pena mai. Purtroppo in Italia diventi credibile nel momento in cui ti accusi dei peggiori crimini. Il fatto stesso che tu ti ritieni responsabile di tanti crimini ti dà quella famosa patente di credibilità. Patente di credibilità che ultimamente abbiamo visto come ha messo in crisi anche tante inchieste che si sono basate sempre su quella patente di credibilità, quella patente dove basta accusarsi del peggiore dei delitti per essere credibile. Il percorso di un dichiarante, perché insomma, se sono pentito o no, questo insomma lo tengo per me, proprio per quello che ho fatto, cerco ancora di non dirlo se non ne sono pentito, spero comunque, mi auguro di non doverlo dire mai. Il percorso di un dichiarante è ben più difficile, perché il rischio che hai non è solo quello di non essere creduto, specialmente quando racconti di Pizzini, di Senne, di Press. È difficile. Ovviamente questo mio percorso era stato fatto in nome e per conto, come leggerete nelle prime pagine, di mio figlio e di mia moglie, anche sollecitato dagli affetti e da un esempio di un non padre che avevo avuto io, anche per lasciare proprio un esempio completamente diverso. Credo che i lasciti di un padre nei confronti di un figlio non sono solo i famosi tesori, che poi i tesori, credetemi, oggi come oggi, con la tracciabilità del denaro, un dato molto attuale, varia secondo le giornate, secondo gli anni, il denaro che non si può spendere è come non averlo, per chi realmente poi ne vuole fare uso, e sicuramente il mio non è stato mai un atteggiamento mafioso. Sono stato un appalesatore di quello che avevo, di quello che ho sempre comprato, non l'ho mai nascosto, sono stato sempre criticato per questo. Per cui che succede? Il percorso di un dichiarante è diverso. Rischi di, se non finire per un figlio di mafioso, rischi di essere pazzo, o quantomeno mitoma, che non scordiamoci, quello è capitato anche a pentiti come Vitale, altri soggetti. Per cui questo mio percorso come doveva essere? Raccontare fatti, ma soprattutto supportare quello che facevo con qualcosa di cartaceo, con qualche documento che comprovasse quello che dicevo. Non è facile parlare di trattative, di entità. Certamente ora leggo che lo stesso soggetto è stato riconosciuto da Spatuzza, per fortuna credo non ci siano legami né storici né culturali tra me e Spatuzza. C'è tante situazioni, tanti soggetti istituzionali che sicuramente anche per quel dovere, per quel ruolo che avevano maggior, dovevano avere maggior memoria di me nel ricordare certi fatti. Mi fa piacere di aver letto che ho fatto tornare a memoria a qualcuno, ho ricordato fatti, ho spolverato memorie. Mi ricordo come un giornale spagnolo mi ha chiamato Fosforo, El País, è stato un articolo spagnolo che mi ha chiamato Fosforo. San Cimino fa tornare la memoria ai potenti. Credo che a qualcosa, almeno fino adesso, sembra che sono servito. Quello mi fa tornare la memoria. Ho scritto questo libro che spero che possa servire anche a tanti altri a ricordare e a andare a dire quello che ancora sanno. Perché ricordiamoci una cosa che non smetterò mai di dire, che ancora oggi si dibatte sull'anomalia che San Cimino parla, ancora oggi si discute il perché, il motivo, qual è la contropartita per cui Massimo San Cimino ogni settimana, e l'ho fatto anche oggi, sono stato interrogato per ben più di 4 ore
da due procuratori della Procura di Roma, sono entrato alle 11, mi sono testimoni ragazzi della scorta, sono entrato alle 11:30 circa e sono uscito alle 4 del pomeriggio dalla stanza dei 2 PM. Infatti sono anche un po' stanchino, anche per la temperatura degli uffici e anche la temperatura degli argomenti trattati. È stato acquisito anche il libro che trovate davanti, è stato acquisito agli atti del mio interrogatorio, che è stato fatto da 2 PM, per cui diciamo, anche per rispondere il nome, tra 2 attenti PM che stanno indagando anche su alcuni contenuti del libro. Il motivo è capire perché c'è la discussione oggi, il dibattito politico, è capire perché Ciancino parla. Il silenzio totale avvolge chi non parla, c'è una rassegnazione totale verso quello che è ormai il sentimento e il comportamento tipico dell'omertà. Purtroppo è questo, oggi il segnale che esce dal mio percorso è che la strada della legalità è una strada tutta in salita, la strada della legalità è una strada in discesa. C'è un bel motivo, mi rendo conto, quando sono stato condannato anche a 5 anni nella prima sentenza che mi ha condannato per riciclaggio e per un'intestazione fittizia e per un episodio di tentata estorsione, poi sono stato assolto per aver commesso il fatto. Comunque sono stato condannato a 5 anni, a 5 anni e 8 mesi, ho pianto. Però mi sono reso conto che nonostante una condanna a 5 anni e 8 mesi non succedeva niente a Palermo, anzi venivo riaccolto come prima, tutte le porte si riaprivano. Da lì ho capito perché si festeggiano le condanne a 5 anni. Niente cambia soltanto qualcosa quando rispondi ai magistrati. Thank you.